siamo all'ISPO 2015, mi chiamo Egon Resch, sono responsabile di sviluppo dell'attrezzo tecnico e vi presento la nostra picca, l'ultima, la NorthEx, per North, parete North, l'EX per l'ISEX in inglese. Questo è un po' un attrezzo che è un misto fra un attrezzo tecnico proprio per arrampicare sia sul misto, su ghiaccio, abbastanza verticale, ma studiato in maniera che non fai solo quello. In una parete nord ti trovi, una volta anche l'approccio, devi andare lì. Per l'approccio hai, volendo, una picca normale, dove se uno cade in un crepaccio, per esempio, hai subito la possibilità di mettere dentro la picca. È fatto anche abbastanza su 5 kN di collegartelo per non perderla, così anche dentro, in quei passaggi da 60 a 70 gradi, riesci anche a farti un po' di sicura, non è proprio una sosta perfetta, però una sicura anche lì. L'importante è così, tu puoi usarla così, perché il brevetto che abbiamo su questo è: quando spingi davanti questo blocca, se spingi sul totale riesci a muoverlo senza, così monomano, o lo utilizzi così, poi diventa più ripido, va bene, la picca è lì, la spingi giù e riesci a fare quei movimenti che vuoi fare, per dire, su un'arrampicata così. Abbiamo messo tanta attenzione anche sulla testa, che poi esiste il martello, ma anche la paletta, di come la prendi in mano. Facilmente ce l'hai dentro ergonomicamente, perché per delle discese lunghe, per esempio ho fatto con un prototipo la Shoras, è lì anche la discesa, non è da sottovalutare, è lì, ce l'hai. Abbiamo messo anche sotto questo qua, come sulle racchette, così non scivoli, per dire, anche sulla roccia oppure anche su ghiaccio non scivola, riesci a metterla dentro e ti fai sicura, per cui non è un compromesso di discesa, arrampicata, comunque fino a un M6 tranquillamente si può anche fare del mix così. E penso che è un'alternativa, perché tutti gli attrezzi tecnici hanno il problema per le discese e per l'approccio, perché chiaramente sull'arrampicata così esistono tanti attrezzi validi sul mercato oggi. Questa è la nostra risposta su tutto. Grazie.